Lunedì 27 aprile 2015, buongiorno a tutti, questo è Good Morning Milano e ora vediamo le notizie principali. Grande giornata ieri per Milano. Dal mattino fino a tardi sera si è tenuta l'inaugurazione della nuova darsena di Milano, dopo 18 mesi di lavori. Il commissario unico di Expo Giuseppe Sala e il sindaco Giuliano Pisapia hanno tagliato il nastro tricolore alle 10:30 del mattino davanti a 50.000 milanesi e oltre accorsi per l'evento. C'è stato spazio anche per la contestazione con alcuni residenti che hanno protestato per il poco verde e il muretto che circonda il bacino del corso d'acqua, lamentando in generale di un eccessivo uso di cemento lungo il percorso della darsena e in piazza 24 Maggio. E adesso la notizia di utilità per tutti i milanesi. A partire da oggi, lunedì 27 aprile, ATM ha disposto la riorganizzazione delle linee di superficie nelle zone in corrispondenza delle nuove stazioni della metropolitana M5 e del quartiere Barona, con modifiche di percorso per diversi tram e bus. Tra le varie modifiche è da registrare anche l'inserimento di una nuova linea, la 98, che sostituirà la 95 per una parte del proprio tragitto. Se volete scoprire tutte le modifiche del percorso, potete visitare il nostro sito nella sezione delle ultime notizie. Sempre parlando di ATM, proclamato per la giornata di domani lo sciopero dei trasporti pubblici che riguarderà tram, bus e metropolitane, mezzi a rischio dalle 8:45 alle 15. La nuova mobilitazione arriva dopo la cancellazione dello sciopero dei mezzi del scorso 14 aprile per via di concomitanza con Salone del Mobile. Novità per la sosta a pagamento a Milano. Da mercoledì 29 aprile il pagamento della sosta su strisce blu potrà essere effettuato tranquillamente dallo smartphone. Sono tre le applicazioni gratuite per pagamento elettronico: EasyPark, MyCicero e Ping. È sufficiente scaricarne una a scelta, registrarsi e pagare la sosta secondo la tariffa in vigore in quell'area, senza costi aggiuntivi. Chiudiamo con una notizia di utilità. Nuovo piano 3 Nord per l'Expo. Forte aumento delle corse giornaliere per collegare il sito di Expo 2015 con tutta la Lombardia. Nelle stazioni dell'esposizione universale entrerà un treno ogni 3 minuti, con l'offerta di 180.000 posti e 180 fermate in più al giorno. Il piano entrerà in vigore allo scattare dell'orario estivo. Per oggi è tutto, ci vediamo domani con Good Morning Milano!